Bentornati amici, un saluto da Luigi Duchi. Oggi qua torneremo a parlare nuovamente della famiglia Shelly, lo faremo nuovamente con un dispositivo recensito da poco, lo Shelly 2.5. L'altra volta avevamo visto questo dispositivo in questione, utilizzato come comando per le tapparelle con relativa percentuale, con relativo comando vocale mediante Google Assistant. Avevamo visto la possibilità di fare una calibrazione per gestire l'apertura e la chiusura delle nostre tapparelle. Oggi andremo a vedere questo dispositivo nell'altra modalità di utilizzo disponibile. Come sapete, lo Shelly 2.5 ha due relè montati al suo interno e quindi può gestire le tapparelle, ma può anche gestire due punti luci distinti, con ognuno di essi gestito da un circuito di interruttori, pulsanti, deviatori, deviatori con all'interno anche degli invertitori. Insomma, ogni relè può essere gestito da un circuito di accensione separata a sé stante, un circuito per un relè e l'altro circuito per l'altro relè. Oggi andremo a vedere tutte le possibilità di connessione a questi, diciamo, relè con i nostri vari circuiti, quindi andremo a vedere come connetterci dei pulsanti, come connetterci dei pulsanti con i relè, come connetterci dei deviatori e degli invertitori o come connetterci dei semplici interruttori. E dopodiché andremo a vedere anche come abilitare la modalità MQTT per questo dispositivo e integrarlo anche in Home Assistant. Ovviamente questa modalità MQTT sarà disponibile anche per l'altra modalità, quindi modalità Roller Shutter, e potrà anch'esso essere gestito dal nostro assistente domestico Home Assistant che ormai abbiamo imparato a conoscere nei mesi precedenti. Non mi rimane che andare sul banco da lavoro, fare due prove e farvi vedere tutte le varie connessioni di questo dispositivo. Ed eccoci di fronte al primo esempio sul mio banco da lavoro. Noterete lo Shelly 2.5 qua, e questi due fili qua, questo blu e questo viola, sono quelli che portano la fase diretta. Il blu verrà diramato ad un polo del portalampada e contemporaneamente andrà alla N del nostro Shelly 2.5, mentre il viola sarà la fase diretta che andrà a ponticellarsi qua sul pulsante per poi diramarsi tramite questo morsetto alla L, alle due morsetti L dello Shelly 2.5. Dal pulsante partirà anche un return, e quindi quando premeremo farà passare la fase e andrà sul morsetto SV1. E infine dal morsetto 01 ripartiremo con un filo che è questo qua viola, che andrà a connettersi al portalampada. Ovviamente ho connesso solo uno dei due circuiti in diciamo in funzione sullo Shelly 2.5 per rendere meglio l'idea dello schema e non complicare troppo con una molteplice quantità di fili, ma ovviamente voi potrete attaccare due lampadine distinte, ognuno sul suo canale. Come vi dicevo, è molto importante che su SV entri la fase, non il neutro. Lo Shelly 2.5 supporta su SV solamente la fase, quindi il pulsante dovrà essere cablato con la fase in ingresso. Questa configurazione diciamo dovrà essere settata sull'applicazione nel menu button type su momentary è diciamo la funzione di pressione momentanea del pulsante. Infatti, se clicco una volta il pulsante, la lampadina si accenderà; se lo riclicco direttamente si spegnerà come un normale pulsante. Andiamo a vedere adesso altre tipologie di collegamento. Ed eccoci qua invece alla configurazione con un interruttore. Scusate, non avevo un interruttore, ho utilizzato un deviatore, ma comunque se non si connette il secondo filo ad un deviatore diventa praticamente un interruttore. Il cablaggio è il medesimo del cablaggio con il pulsante. Come vedete, il neutro va sempre a un polo del portalampada, va sempre ad N dello Shelly, mentre questo filo viola, che non è altro che la fase diretta, va ad un polo dell'interruttore, si dirama poi per le due L dello Shelly. Il filo rosso va a portare, una volta chiuso l'interruttore su SV, la fase, ed infine questo filo viola riporterà poi l'alimentazione alla lampada una volta il nostro contatto sarà chiuso. L'unica differenza fra questo e il pulsante sarà di tipo di impostazione. Infatti nel button type
di Shell 2.5 nelle sue impostazioni, invece che Momentary, si dovrà selezionare Toggle Switch. Per il resto rimane praticamente identico. Andiamo a vedere adesso invece il collegamento con dei deviatori e inseriremo in mezzo un invertitore. Ed eccoci di fronte alla configurazione con due deviatori e un invertitore. Ovviamente questi due sono i due deviatori, mentre questo è l'invertitore. Nel mezzo ai due deviatori potrete inserire quanti invertitori vorrete in serie l'uno all'altro. Io in questo caso, come esempio, ne ho messo solamente uno, ma come vi dicevo è possibile inserirne quanti ne vogliamo. Il solito neutro andrà rispettivamente ad un polo del portalampada e alla N dello Shelly 2.5. Il filo viola, in questo caso che porta la fase diretta, andrà ad un morsetto del deviatore, che a sua volta verrà ponticellato con questo morsetto alle due L dello Shelly. E partiranno questi due fili bianchi dal primo deviatore per andare nel morsetti superiori, questo e questo dell'invertitore, e a sua volta ripartiranno due fili da sotto l'invertitore, che sono esattamente questo e questo qua, e andranno a finire all'altro deviatore. Oppure, nel caso che volete inserire un altro invertitore, andranno a finire nei morsetti superiori del secondo invertitore e ripartirete i morsetti inferiori per andare ad un successivo invertitore o appunto all'ultimo deviatore, come in questo caso. Dal nostro deviatore, come vedete, ci sono due fili che provengono dall'invertitore. Questo filo rosso tornerà su il morsetto 01 del nostro Shelly, ed infine dal morsetto SV1 del nostro Shelly, ed infine dal morsetto 01 partirà un filo che andrà al porta lampada per portare successivamente l'alimentazione. In questo caso la configurazione del button type dovrà essere impostata su Edge, in modo che ad ogni variazione praticamente il relè venga eccitato o disecitato, e come potete notare, premendo un deviatore o spegnendolo, la luce si spenge. Potrei fare anche così: accendere da un deviatore, spegnere dall'invertitore e riaccendere dal deviatore opposto. Ci sono tutte queste combinazioni che permettono appunto l'accensione della lampada, oppure anche tramite l'applicazione o comandi vocali o quello che più vogliamo, l'integrazione con Home Assistant, quello che insomma ci serve per poter spengere e accendere il nostro dispositivo. Sarà possibile farlo sia dai classici comandi all'interno del nostro impianto, sia mediante l'applicazione Shelly, sia mediante i comandi vocali, e eventualmente anche tramite l'integrazione di Shelly 2.5 tramite MQTT sul nostro Home Assistant. Ed eccoci di fronte all'ultimo esempio di questa guida, il collegamento dello Shelly 2.5 con un pulsante connesso a sua volta ad un relè passo passo. Questa opzione si sceglie in caso di impianti già presenti con pulsanti e relè passo passo, in quanto vi ricordo che sul morsetto SV dello Shelly 2.5 è possibile portare solamente la fase e non il neutro. Quindi andiamo a vedere i vari collegamenti. Avremo il neutro, che andrà a sua volta ad un polo del portalampada, si diramerà per andare alla N dello Shelly, e in questo caso andrà ad un pulsante, ad un'estremità di un pulsante. Ovviamente potremo inserire quanti pulsanti vorremo, basterà ponticellare questo neutro su tutti i pulsanti che avremo intenzione di inserire, e dal pulsante ripartirà il filo di ritorno che andrà sul morsetto A2 del nostro relè passo passo. Per quanto riguarda la fase diretta, invece, avremo questo cavo viola che andrà a diramarsi, andrà alle due L dello Shelly 2.5 e andrà all'altra estremità della bobina del relè passo passo, in questo caso A1. Ed infine il filo, che in questo caso è rosso, partirà dal morsetto di chiusura del contatto del relè passo passo e andrà a finire
al nostro morsetto SV1. E dal morsetto 01 invece ripartirà questo filo viola che andrà invece al portalampada. Anche in questo caso la modalità da selezionare sarà Edge, alla pressione del pulsante il relè passo passo scatterà, chiuderà il contatto, invierà la fase al morsetto SV1 di Shelly 2 che a sua volta porterà la fase al nostro portalampada con la nostra lampada. Ovviamente sarà possibile accendere e spegnere direttamente il nostro dispositivo sia dal pulsante che dall'applicazione Shelly, ma anche dal nostro Home Assistant una volta integrato MQTT, e quindi avremo a disposizione un'ulteriore possibilità di connessione per il nostro versatilissimo dispositivo Shelly 2.5. Ecco, l'ultimo passaggio di questa guida è appunto l'abilitazione del servizio MQTT sul nostro dispositivo Shelly 2.5 per poterlo utilizzare con i controller esterni quale Home Assistant ad esempio. Avrete notato che sull'applicazione Shelly non c'è nessun riferimento all'abilitazione di questo servizio, appunto. Sarà una prerogativa sola ed esclusivamente della web app di Shelly 2.5. Per arrivare a questa schermata non farete altro che inserire il vostro indirizzo IP nella barra di ricerca del browser. Vi consiglio assolutamente di selezionare un indirizzo IP statico per il vostro dispositivo, lo potrete fare tranquillamente dalle impostazioni del vostro router, eventualmente potrete farlo anche dalla voce Wi-Fi Mode Client sul dispositivo Shelly 2.5, ma io consiglio sempre di far assegnare l'indirizzo IP al vostro router. Comunque sotto appunto questa opzione Internet e Security troverete una voce che nell'applicazione non è presente, che è questa Advanced Developer Setting, che andandola ad aprire potrete abilitare il servizio MQTT spuntando questa voce. Vi sarà necessario inserire username e password del vostro servizio MQTT. Per quanto riguarda il server invece non sarà altro che il server dove avrete installato il vostro broker MQTT, appunto nel mio caso il mio Raspberry sulla quale è installato Home Assistant, quindi andrò a inserire il suo indirizzo IP con la porta 1883 in apertura per il servizio appunto di MQTT. Will topic non sarà altro il topic che andrete ad utilizzare, lo potrete accorciare, lo potrete lasciare anche come lo trovate di default, e non vi rimarrà altro che premere su save. E a questo punto nella guida vi ho inserito tutti i passaggi per inserire i due switch all'interno di Home Assistant, avrete la possibilità di controllare in maniera locale il vostro dispositivo. Bene amici, anche per questa guida è tutto, vi ricordo che potete seguirci sempre sui nostri canali all'indirizzo www.vincenzocaputo.com oppure sul nostro canale YouTube omonimo, quindi Vincenzo Caputo. Vi ringraziamo tantissimo se decidete di mettere un grosso like a questo video, continuate a seguirci, iscrivetevi al canale in modo da ricevere le notifiche una volta che pubblichiamo un nuovo video, e per questo momento è tutto, un saluto alla prossima da Luigi, ciao!